a Monza sei stato proposto in prima battuta con Zonta e Niccolò Bianchi dal primo minuto con il nuovo mister a questo punto, una partita che nel primo tempo lo stesso allenatore ha detto un po' di difficoltà nel primo tempo, poi vi siete sciolti. Sì, come hai detto tu, siamo partiti un po' contratti, però comunque nonostante questo abbiamo creato due o tre occasioni da gol. L'unica occasione che hanno avuto loro è stato il palo, poi non hanno più creato niente. Nel secondo tempo eravamo più sciolti e abbiamo avuto altre occasioni da gol, è davvero un peccato non portare a casa i 3 punti. Questo a livello di squadra, a livello personale invece sei stato anche premiato come miglior giocatore della partita. Sei soddisfatto di quello che ti ha chiesto il mister e che hai fatto? Sì, sono soddisfatto, ma sono soddisfatti penso tutti i ragazzi perché abbiamo dato davvero il 100%, ci siamo impegnati tutti. Penso che il merito finale vada tutta la squadra perché veramente abbiamo lottato e è davvero un peccato non riuscire a vincere. Ci hai provato anche tu dalla distanza, purtroppo il Vicenza è mancato soprattutto negli ultimi 16 metri, perché il resto, qualche passo in più si è visto. Sì, provavamo un po' da tutte le posizioni, da lontano non siamo riusciti a fare gol, anche da più vicino, davvero, mancava solo il gol. Avete perso contro l'ultima in classifica, poi la vittoria contro il Gozzano, adesso alla pari contro un Imolese da quarto posto. Qual è il vero Vicenza? Vi mancherebbe solo la continuità a questo punto. Sì, beh, noi siamo una squadra forte, abbiamo le qualità per vincere anche contro squadre che stanno più in alto in classifica e niente.